Sanremo. Ci tenevo tantissimo ad essere la donzelletta che viene dalla campagna, perché ci sono i cugini di campagna, eccoli qui! Ciao! Allora ragazzi, che meraviglia vedervi finalmente sul palco dell'Ariston, era ora, quanto ci avete fatto aspettare? Più di 50 anni, Un po' di tempo. Però dai, ce l'abbiamo, come dire, meglio tardi che mai, no? Giustamente, no? Non facciamo che per ritornare altri 53 anni, perché 106 non lo so che. Comunque, sì, dopo 50 anni siamo riusciti a rapportare a questo palco, grande emozione. Fino a mezz'ora prima stavamo tutti spavaldi a cena. Poi quando arrivi su quel palco, senti l'atmosfera che sta nel preambolo, cominci un pochino a... Comunque bisogna dire una cosa, ci abbiamo provato una volta. Ma quando? Sembra strano, ma una poesia, abbiamo musicato una poesia di Papa Giovanni Paolo II. Paolo II. Sì, sì. Il problema fu bocciato perché? Perché il Papa, non essendo, secondo la RAE, insomma, un non cittadino italiano, allora non poteva partecipare, non potevamo partecipare a Sanremo. Era, ecco, successivamente alla trasmissione con Fabio Fazio e Baglioni, quella del 97, Anima Mia. Loro poi presentarono per 2 anni il Festival di Sanremo, allora ci aspettavamo di partecipare lì, eravamo azzeccati anche perché venivamo da quella, da quell'esperienza, però poi ci fu questo problemino che ha bloccato un po' la cosa, era la nostra terra. Che poi non era proprio così, vabbè, perché se vogliamo il Papa è anche cittadino italiano, certo. Insomma. Ci siamo rifatti, va benissimo così. Vi siete rifatti con una canzone della rappresentante di lista, sì, no? Veronica e Dario hanno scritto per voi e per la prima volta non c'è il falsetto. Dici che non c'è il falsetto? Allora è vero, Nick, voce di falsetto eccezionale, però questa volta canta a voce piena, come abbiamo sentito tutti, con un pochino di falsetto magari. Sì, c'è una chicca centrale così, un acuto così, ma devo dire che l'ho scelto io di questa cosa, perché abbiamo fatto anche un provino con il falsetto, però non era il pezzo giusto per cantare, per cantarlo in falsetto. Molte cose che nascono in falsetto non possono però essere, però il falsetto cantate. Ci sarà anche domani con la cover, lì non mancherà, perciò ecco, vedremo l'altra parte di me. Ecco, approfondiamo anche la cover, dai, cosa ci potete raccontare? Salutiamo Paolo Vallesi, faremo questo connubio e lui presenterà la forza della vita, la canteremo insieme come Anima Mia insieme. Tra l'altro lui fa 30 anni e noi facciamo 50 anni. E poi le voci sono anno molto importante, diverse. Le voci lui... Vabbè, però si agganciano bene. Diciamo. Bella cosa, due voci molto diverse che grazie al buon arrangiamento poi trovano ognuno la sua dimensione. Allora, abbiamo capito, visto che eravate a cena prima della prima esibizione, sì, che ve la state godendo alla grande. Mm. Ma riuscite anche a vedere qualcuno che conoscete? Io so che avete in comune ad ultimo il bar sotto casa. Ah, e lui ogni, sì, tanto vi lascia il caffè, sì, pagato, sì, voi viceversa, così ci ha raccontato. No, sia ultimo, sia anche... Fabrizio Moro. Fabrizio, anche Fabrizio. Facciamo parte dello stesso quartiere, se vogliamo, certo, no? Quindi abbiamo occasione anche, specialmente io, Anu, di incontrarlo. Io, San magari, Basilio, San Basilio, Samba, come Samba, dicono. Samba. Comunque, c'è una grande partecipazione di romani, tra l'altro. Sì. Speriamo di arrivare prima di loro. C'è questa gara. Dopo il bar dici, però, piccolo. Però vogliamo dire una cosa, scusa. Ivano qua non ci sta. Ivano sta un attimo ad altre cose, si sta preparando per stasera. Però ci abbiamo guadagnato, perché c'è lei con i capelli di Ivano. Sì, penso, sì, che sono, io di solito sto sempre vicino a Ivano. Una volta che mi capiti vicino a Gevo, forse cucina, noi ce la teniamo. Guardate, ma io ci vengo all'Ariston anche a fare il portafiori, veramente. No, cioè. No, tu devi venire a brillare. A proposito, i fiori mancavano un po'. L'ultima sera, la prima serata che abbiamo fatto, purtroppo c'è stato quel problemino. Però devo dire che ci ha portato molto, molto audience, perché dopo quell'esplua, diciamo, noi siamo usciti che l'audience era lievitato. Eravate favolosi. Lo ringraziamo, dai, per questa cosa. Come no? Grazie. Eravate favolosi. Allora, se doveste essere rappresentati da un fiore di Sanremo, quale fiore vi piacerebbe? Non so, una rosa, un girasole. In prova mi ha detto, voi tipo crisante. Ma no. Ma che no! Una rosa. Sì, mi piace, una rosa. Ogni petalo un colore. Sì, una rosa che ogni sera si veste di colore diverso, capito? Infatti pure stasera ne vedrete delle belle, tra poche ore. Ci sono delle rose bianche?
Come no? Certo. Ci sono. Infatti, io non lo sapevo. Non lo sapevi? Io sì, posso permettermi questa conoscenza botanica. Sapevo della conoscenza delle rose bianche. Sì, guarda. Sì, 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 di solito come le prendite? Non le prendo, me le danno, okay, me le portano. Lui gialle, che significa amicizia, tutte amiche sue sono donne. Il messaggio più bello che avete ricevuto dopo la prima serata, la prima esibizione o in questi giorni? Allora, io posso dire una cosa, leggendo le varie recensioni, al di là dei giornalisti e tutto quanto, però vedevo molte persone del pubblico, in generale, comunque di tutti i social, che dicevano, non posso dire una cosa, punto interrogativo, non me lo aspettavo, che bella canzone, e aver fatto cambiare idea a molte persone, per noi già è una bella vittoria. Quindi siete contentissimi di questo? Sì, 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 va benissimo. Dai, però mi potete raccontare qualcosa? Non so, da casa voi avete sempre guardato il festival, sì. Avete detto vogliamo andare, vogliamo andare. Una canzone magari del passato che per voi rappresenta al meglio Sanremo? Allora, è la classica Volare, come tante altre. Allora, io dico una cosa, no, cioè, le canzoni di Sanremo però devono essere attaccate alla propria esperienza di vita. Vuoi Volare perché tu l'hai vissuta, ma noi siamo più giovani. Hai ragione. Ti voglio dire una cosa, era il 92, mi sembra, e Luca Barbarossa vinceva con Portami a Ballare, una canzone dedicata alla mamma, proprio bella, 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 sì. Che sai quando? E poi un'altra, Non amarmi, con l'amica Francesca e con Aleandro Baddi. Sai quando sei piccolo e che ci aggancia l'amore? Che tu sei un po' più grande di me, capito? Allora... grande, ti dico queste qua. Amadeus veramente vi voleva su quel palco, sì. Vi ha insomma invitato diverse volte. Ti dice una cosa lui. È vero, tra l'altro noi abbiamo fatto lo scorso settembre l'Arena di Verona, poi ci siamo salutati, è andato molto bene, abbastanza bene, anche lì una grande emozione. E lui ci ha salutato così dicendo ci vedremo presto, infatti questo ci vedremo presto, vedi, ha portato poi dei risultati, infatti io l'avevo detto anche agli altri cugini. Praticamente ha notato che abbiamo un grosso seguito di pubblico, perché appena siamo entrati all'Arena di Verona, molta gente dice 10.000 persone pure, no, cioè, certo. 50.000. Ma pure di più, 15, sì, ha voglia. E stasera ci servirà molto l'appoggio del pubblico, perché c'è il televoto, insomma. Certo. Sarà molto importante. Vediamo. Più che altro per rendiamo un pubblico completo, vasto, diciamo, tra i nostalgici, anche i piccolini che ci vedono con questi vestiti. Siamo un po' i Cugimon, giusto? Della situazione. Devo dire, no? Una cosa, già anche i bambini. Addirittura cominciano a cantare anche lettera 22. I bambini piccoli, perché hanno orecchiato un po' l'inciso, sì. Praticamente. Molto bene. Piacere. Allora, c'è una leggenda su di voi. Ma quanti cambi d'abito ci avete? 18, 32, 46, ma che è? Quanti? Abbiamo superato i 30 abiti ora. No, ma c'è sta una storia ancora più particolare, perché noi praticamente a seconda di ogni abito abbiamo un nome in codice. Uno che è un nome di una marca di cioccolatini, come possiamo dire, un altro che è Panda. Tu penserai che sono bianche e nere, invece Panda vuol dire comunque un certo coso colorato. Poi abbiamo Anima Mia, poi abbiamo noi, praticamente ci diamo l'appuntamento con un orario, una via e il nome in codice. Anche la scarpa, Anche la scarpa, certo, ovviamente sì. Stasera sul palco ospiti ci saranno i Maneskin, vi hanno copiato, Vabbè, sarà una cosa molto simpatica, molto ironica, ci mancherebbe, quello è ovvio. Però comunque loro sono sempre stati molto vicini a noi, perché l'hanno detto pure in molte trasmissioni, insomma, che i cugini di campagna sono wild, insomma c'è una simpatia. Poi l'abbiamo sentito Damiano l'altro giorno in televisione. Sì, l'abbiamo salutato, stavamo con Fedez. E poi ha apprezzato anche il nostro brano. Sì. Ci ha fatto anche i complimenti, questo ci ha fatto molto piacere, perché da lui insomma. Da stasera ci sarà uno scontro totale proprio. Sì, ovviamente. Sarà un abbraccio. Uno scontro di paillette totale su quel palco. Allora, che meraviglia avervi avuto nella nostra postazione. Sì. Pensa che da casa ci ho pensato a conciarmi così davanti a voi per omaggiarmi con questa parrucca. E noi cosa facciamo? Veniamo con il vestito marinaretto. Che non ci fosse stato Ivano, non lo sapevi che Ivano forse no, lo scelto. No. Che poi ho detto mi rideranno dietro. No, invece io sono contenta di essere stata con voi. Allora, grazie mille ai cugini di campagna. Grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.